Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo tutorial di C4Dzone TV. Io sono sempre Alessandro di C4Dzone. Allora, in questo piccolo tutorial andremo a fare vi faccio vedere un pochino un utilizzo simpatico di MoGraph, integrato insieme alla Sweep NURBS, per creare tipo delle rampicanti sopra dei muri o per disegnare delle cose appunto un po' particolari come più o meno edera o cose del genere, diciamo ovviamente a livello molto fantasioso, diciamo, però può essere utilizzata anche per risvolti realistici. Allora, innanzitutto sul link che vedete apparire ora sul video potete scaricare il file digitando sul sito c4dzone.com/tv/ dovrebbe essere foglie.zip. Comunque vi tengo un attimo il link qua sopra in sovrimpressione, quindi potete stoppare il video, digitarlo e scaricare il file. Una volta che lo avrete scaricato, si presenterà un file di cinema 4D con questa tipologia di oggetti integrati. Quindi troverete questa sorta di fogliolina, questo ramoscello di foglie, quest'altro piccolino qua a sinistra, a destra, e quest'altro simile all'altro. Insomma, dovrebbe essere la stessa versione. Quindi ne abbiamo due versioni, ma una più piccola e una più grande, credo. Vediamo, sì, una un po' più piccola, una più grande. Noterete che tutti e tre gli oggetti hanno gli stessi assi, ovvero hanno l'asse blu a sinistra, vedete? Ok, e l'asse verde verticale. Il rosso punta sull'oggetto. Questo è perché quando poi lo arrangeremo sul ramoscello avremo tutti la stessa direzione. O comunque potremo gestire meglio la direzione, quindi non che uno si ribalta dall'altra parte, uno entra dentro, perché useremo un monocloner per clonare questi ciuffetti. Allora, innanzitutto la parte più simpatica. Andiamo a creare una parete. Prendiamo un cubo di cinema 4D, facciamo una parete di, vediamo, X 300 cm, Y 300 cm, Z, che è la profondità, facciamola di 5 cm. Ok. Quindi 300 per 300 per 5, ecco il nostro paretone. Ovviamente ora tiriamo un attimo su in modo che sia abbastanza grande. Facciamo anche un po' più largo, va? Facciamo 400 per 300 per 5 cm. Spingiamolo leggermente in profondità, così almeno non dà fastidio. Ok, questa sarà la nostra futura parete. Allora, ora vi faccio vedere una cosa interessante come primo test. Allora, vi faccio vedere lo strumento che permette di disegnare gli spline direttamente sugli oggetti. Allora, innanzitutto, qua a sinistra abbiamo, ovviamente io sto utilizzando la 26 con la nuova interfaccia. Qua teniamo premuto dove ci sono gli spline e prendiamo lo spline sketch, che è quello che permette di disegnare gli spline a mano libera, quindi non punto per punto, ma proprio trascinando a caso. Quindi prendiamo lo strumento sketch che è già preimpostato per un raggio, per un tratto e bla bla bla. Quindi lasciamo tutto di default. Questo strumento, se noi teniamo premuto e tiriamo, vedete, lui permette di disegnare, vedete, sto tirando a casaccio, lascio andare il mouse, vedete, lui disegna una spline. Se tengo premuto sulla stessa spline, posso continuare il disegno, vedete, posso continuare a fare pezzettini di disegno. Come potete vedere, però, lui li disegna un po' a caso e dove gli pare a lui, dove proietta, probabilmente si inclina sulla proiezione della visuale, diciamo, quindi vi fa un piano prospettico piatto. Butto via il tracciato che qua a destra, lo trascino via, e vado ad attivare lo snapping che avete qua su in alto dove c'è la calamita. Quindi accendo lo strumento calamita, quindi un clic abilita snapping, un clic sulla rotellina a fianco per decidere su cosa snappare. Quindi all'interno dei parametri di snap, lo snap è abilitato, automatico, tolgo i punti e metto i poligono. Eccolo qua. Così praticamente lui si snapperà i poligoni. Esco dai dati di snap, faccio un clic sulla barra qua sopra. Se ora tengo schiacciato il mouse e trascino, poi magari addirittura esco dal cubo, poi rientro, vedrete che lui ha appiccicato sul mio muro, tranne che per terra dove ha ricreato il piano prospettico, quindi attenzione che ci sia sempre delle basi d'appoggio, ha creato praticamente lo spline appiccicato sopra. Se ora io continuo, vedete, sopra, lui continua a snappare, quindi crea un bezier fatto bene, tra l'altro, vediamo, ha le modalità punti, vedete, non ha neanche troppi punti, ma calamitato sulla superficie.
Teniamo ora il nostro tracciato che abbiamo fatto a caso, o se volete possiamo rifarlo. Quindi butto via lo spline, seleziono lo strumento Sketch qua a sinistra e ora trascino facendo un semplice disegno dal basso, così, verso l'alto. E voilà. Ok, perfetto, questo sarà il nostro percorso. Ora andiamo a swiparlo. Usciamo dallo strumento, andiamo in Muovi, Cubetto, Nuova Modellazione, prendo un cerchio, ok, lui lo mette nel centro della scena, prendo la mia sweep, gli vado dove ci sono gli strumenti, i generatori, sweep, butto dentro il cerchio e butto lo spline come secondo. Quindi prima il cerchio, poi lo spline in gerarchia. Prendo il cerchio, lo faccio più piccolino, diciamo 3 centimetri. Facciamo ora in base un po' anche alle foglioline che sono lì sotto. Sì, proviamo a fare un ramo un raggio di 3 centimetri, poi vediamo. Ok, e questa è la nostra swipona che gira tutto intorno. Ovviamente la swipata avverrà in parte intersecata al suo interno per via del margine di collisione su cui noi lavoriamo. Quello eventualmente può essere anche un po' corretto lavorando con lo spline decentrato del cerchio, ma poi vediamo. Facciamo in modo che la sweep abbia un disegno abbastanza carino. Allora, nell'attacco facciamo un pochino, entriamo dentro la sweep, facciamo come crescita finale, scusate, come scala finale, lo andiamo un pochino a rimpicciolire. Può diventare anche leggermente appuntito, magari un 20 centimetri. Se questo non vi piace, se non vi piace la scala generale finale, possiamo andare qua sotto nei dettagli. Scendiamo qua giù, ecco dove c'è la barretta dei dettagli. Possiamo mettere con il control o il command un punto nel centro e decidere di farla fine all'inizio. Vedete, sto disegnando un tracciato in questo modo. Vedete, un po' morbidina all'inizio. Così, vedete? Costante e poi magari un punto con il control verso la parte finale e prendo l'ultimo punto e lo abbasso. In pratica genero un grafico che mi va, vedete, a rimpicciolire. Non so se riesco a prendere il triangolino. Si può anche zoomare naturalmente con i soliti controlli di telecamera, si può fare anche uno zoom. Poi si può fare tasto destro, mostra tutto, ecco. Quindi con i tasti 1, 2, 3 potete zoomare anche nel grafichino piccolino ed vi permette di creare un po' la punta iniziale e la punta finale con il control, con il command sul Mac potete aggiungere dei punti. Ed ecco che abbiamo ora lo spline un po' più sottile all'inizio e poi verso la fine. Quello iniziale da valutare, insomma, se volete un po' meno. Io quando faccio queste cose le attacco in una zona, poi le attacco tutte per terra come se sbucassero da un muro. Il cerchiettino vi darà la dimensione della spline, quindi se lo volete fare un po' più grande vi seguirà comunque il grafico che avete fatto. Quindi ora tengo questi 3-4 cm di diametro. Ok, perfetto. E abbiamo ora fatto questa sorta di ramo, cioè il nostro ramoscello. La sweep la rinomino, la chiamo ramoscello. Lo spline sapete che è il percorso e il cerchio è lo spessore. Ok, sto dando un po' di nomi così per provare. Ora vado a clonarci sopra i miei ciuffetti. Quindi, se volete, tra l'altro, qua nei materiali potete prendere rampicante rametto e metterla sul ramoscello. Così abbiamo, vedete, il colore sopra, una texture un po' marroncina. Perfetto, richiudo il materiale. Allora, ora prendo un clone di Mograph, eccolo qua, il cloner, clona. Lo metto in modalità oggetto e su chi andare nello slot metterò il percorso della sweep, così saranno insieme, diciamo. Avranno una cosa in comune, la sweep avrà il percorso in comune, Mograph avrà il percorso di dove mettere tutti gli oggetti in comune. Ora prendo il clona e al suo interno ci butto tutti i ramoscelli. Così lui capisce quali sono gli oggetti da arrangiare sopra. Vediamo. Andiamo a vedere un attimo cosa ha fatto. Vedete, in concomitanza di tutti i ramoscelli, vedete, lui ha fatto sbucare, cioè in concomitanza del percorso, ha fatto sbucare questi ramoscelli dritti, vedete?
sulla superficie. Qua ora cosa possiamo fare? Possiamo dirgli ovviamente il quantitativo, quindi come conteggio generale, ma potete, qua abbiamo all'interno del cronodimografo, possiamo dire le modalità conteggio, cioè 10, 20, 30, 40. Però se voi fate delle slide molto lunghe, vi rimetterà sempre lo stesso numero. Possiamo invece che fare conteggio, possiamo dirgli per esempio passo e ogni quanto farne. Se volete una foglia ogni 5 cm, vedete, lui farà una foglia ogni 5 cm, oppure ogni 10. Vedete? Ecco, magari mettiamo 10 cm, così vengono tutte, vedete, un po' sparate sopra. Perfetto. Qua avete, vabbè, delle variazioni di offset, inizio e fine. Potete anche dirgli di non arrivare per forza alla fine del tracciato, o di farne un tot in loop e altre cose. Quindi abbiamo ora tutti questi spline, diciamo, questo spline che arrangia il percorso originale della nostra ederina, della nostra edera. Il passaggio successivo sarà quello di variare un pochino gli effetti, diciamo, su questa clonata, diciamo, quindi un po' finiranno nel muro, un po' andranno a uscire. Siccome lui clona tutti i pezzettini in un'unica direzione tangenziale del tracciato, quindi prende un riferimento, un asse, ne selezioniamo ora il clona, così lo attribuirà a lui. Andiamo qua dove ci sono gli effettuatori e prendiamo il casuale, il random effector. Verranno sparati via ovviamente tutti i nostri petalini, in quanto il nostro effettuatore, il nostro casuale, la voce parametro, ha attivo la posizione, quindi vengono sparati tutti in una posizione assurda. Spegniamo il flag della posizione e abilitiamo la rotazione. Così possiamo abilitare, per esempio, che le foglie vadano un po' in tutte le direzioni del nostro ramuscello. Attiviamo all'interno della rotazione, abbiamo gradine H che ci permette di mandare le foglie un po' indietro, un po' in avanti. Qui non esageriamo perché sennò altrimenti diventa un po' strano, però mettiamo magari un 80 gradi. Abbiamo la P che è la rotazione su se stesso, qua ci sta che le foglie vadano un po' random, quindi facciamo un bel 360, così girano tutte tra di loro. E attenzione alla B, perché la B è quella che le manderà, nascondo un attimo la parete. Ecco, la B dovrebbe essere quella in base agli assi, naturalmente, che le manderà, vedete, un po' fuori, un po' dentro. Quindi se noi mettiamo magari 180 gradi, ce l'avremo un po' fuori e un po' dentro. Quindi questo significa, ops, anche dentro la parete, quindi attenzione, qui dentro, andranno anche dentro il muro. Ovviamente non possiamo esagerare con questa, non possiamo fare una cosa iperrealistica, diciamo, ecco. E se tutte le foglie ora hanno un arrangiamento sulla superficie un po' indietro, un po' in avanti. Ora noi abbiamo casualizzato che vanno avanti e indietro, ma se noi evitiamo la casualizzazione nell'H, le foglie rimarranno più dritte sopra al ramo, e possiamo anche mandarle in avanti utilizzando direttamente il cloner, cioè il cloner possiamo dirgli mandare tutte in avanti e non le casualizzare. Però in questo caso il casualizzatore le manderà un po' avanti e un po' indietro. Facciamo questi benedetti 70 gradi, così saranno tutte un po' sparpagliate. E non sarebbe male lavorare anche un po' con la scala. Quindi attiviamo la scala, mettiamo magari la scala uniforme, e qua avete la possibilità di ingrandire o rimpicciolire in base alla grandezza naturale. Magari se mettete anche uno 0,4 ne avremo un po' più grandi e un po' più piccole come effetto scale. Ok, alla voce, tornando sul clona, avete sempre il passo. Ora le abbiamo messe come distribuzione per passo, quindi abbiamo ovviamente la possibilità di metterne più o meno. Vedete, se metto 2 cm di passo, ci sarà, vedete, un bel po' di selezione, un bel po' di foglioline sul ramoscello. È simpatico, eh? Molto carino. Facciamo il ramoscello anche un po' più grande. Prendiamo il cerchio dentro il ramoscello, magari facciamo di 4 cm. Forse è troppo, lasciamo 3, dai, ok? Bene, e quindi abbiamo costruito questa specie di ciuffotto, questo ramoscello che cresce automaticamente, diciamo, sul percorso della futura sweep. Allora, il clona lo chiamiamo foglie, il casuale lo chiamiamo casuale per foglie, sappiamo che è suo, chiudiamo. Il cubo è la nostra parete, riattiviamola un attimo. Il percorso sappiamo che è quello che dovremmo disegnare ogni volta, e attenzione, non lo cancellate, sennò si sgancerà da Mograph e spegnerà anche la sweep. Attualmente ora ha un po' di punti, ma magari li cancelliamo. Ora facciamo una parete un po' più articolata. Prendiamo il cubo, facciamo una copia, copia e incolla,
lo tiriamo un attimo fuori, attenzione, ho ancora lo snap acceso, lo vado a spegnere, ecco la calamita, e faccio anche qualche tipo, qualche pilastro. Vado a disegnare a caso qualche pilastro. Immaginatevi, questi potrebbero essere degli alberi o altre cose. Ne faccio una copia anche qua. Ok, quindi ho praticamente questa specie di doppio pilastro. Quello qua lo metto qua sotto. Cubo, cubo, cubo. Bene. Ora, cosa, la parte più divertente è questa. Se voi vi copiate nella vostra scena il ramoscello, le foglie di casuale, questo set, magari raggruppandolo, perché no, facciamolo subito. Quindi Alt G per raggruppare, o oggetto, raggruppo oggetti, come già sapete. Questo lo chiamo edera parametrica. La chiamo edera, ma non è proprio un'edera, è più un erbaccio rampicante. Ok, mi apro la mia edera parametrica, mi apro il ramoscello e seleziono quello più importante, il percorso che deve avere la nostra ederina. Ora vado a cancellare completamente i suoi punti, quindi vado in modalità nuovi punti. Ora non li vedo, ma li posso selezionare. Vedete, clic a casaccio, posso selezionare, vedete, i punti dell'edera. Ok, li voglio cancellare tutti, quindi in modalità nuovi punti, con selezionato il percorso, rimango qua nel 3D, faccio Command A o Control A, cioè seleziona tutto in pratica, lui mi seleziona tutti i punti del tracciato, li vado a cancellare. Andandoli a cancellare, che cosa succede? La sweep ha all'interno un percorso vuoto, cioè c'è solo uno spline vuoto praticamente, e Mograph ha perso la struttura su cui agganciare le foglie. Ma la figata è questa: mantenendo selezionato il nostro percorso, ora vado in modalità Sketch, quindi prendo lo spline sketch, che lui aggiungerà dei punti in questo spline già fatto. Abilito lo snapping, così lui si abiliterà al mio muro, diciamo, e ora mi metto a fare questa cosa qua. Trascino così e lascio andare. Guardate che figata! Così. Tra l'altro potete anche passare sopra a quello precedente, perché lui naturalmente sentirà la collisione del precedente. Quindi, una volta che avete modellato praticamente il primo, guardate che simpatico che viene fuori, vedete, sta seguendo il muro, ma sta anche passando sopra l'altro. Quindi, se io dal basso faccio così, vedete, lui va a snapparsi sopra e magari fa anche, vedete, questa piccola gobbetta. E in questo modo potete andare a disegnare la vostra edera che parte da qua sotto, o diciamo la vostra rampicante. Vedete? Ogni volta che cliccate, Mograph poi aggiornerà il tutto. E voilà! Ecco. L'importante, mi raccomando, è che con lo strumento Sketch andate sempre ad aggiungere, a lavorare, diciamo, il vostro spline originale, che si chiama percorso. Se il percorso lo volete iniziare da capo, non lo buttate via, sennò si smonta tutto. Pulite i punti, quindi andate in modalità nuovi punti e cancellate tutti i punti del tracciato, così che ci sarà comunque un oggetto attivo, sia nella sweep che fa da ramoscello, sia nel Mograph che sta tentando di clonare le foglie. E mentre lo lavorerete, lui continuerà a farvi, diciamo, il vostro percorsino e anche la clonata. Vedete? Adesso così e voilà, vedete, il gioco è fatto e vi aggiornerà. Vedete, molto carino. Magari potete ridurre le foglie con Mograph, potete farle anche un po' più piccoline, però diciamo l'idea è questa. Quindi, se avete degli alberi e volete costruire qualcosa di fantasioso o di particolare, potete fare questa sorta di roso rampicante, magari invece che le foglie ci mettete le spine, molto simpatico. Ecco, basta, tutto qua. Volevo farvi vedere come poter modellare eventualmente dei rametti aggiuntivi. Se avete un giardino, volete fare voi un qualcosina al volo senza stare a usare plugin o sistemi particolari strani. Ci sono comunque dei plugin che lo fanno anche un po' in automatico. Anche noi abbiamo il nostro Easy Ivy che fa l'edera, una volta disegnata, crea delle foglie sulla superficie. Molto carino, ma questa è un'alternativa parametrica manuale. Un po' più lungo, ma simpatico. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e dateci una spolliciata su YouTube, continuate a seguirci nei nostri social. Per qualsiasi cosa, scrivete nei commenti e chiedete. Grazie mille, a presto. Ciao ciao!